Consigliere, nell'audizione della Modis con i suoi lavoratori, lei che valutazioni fa? Ma mi pare che sia importante lo stato di avanzamento del confronto che si è venuto a determinare all'interno dell'azienda tra l'RSU e l'azienda stessa relativamente ai due aspetti che noi a suo tempo, quando ci fu la cessione di ramo d'azienda da parte di IBM, sollevammo come i principali. Da una parte la continuità occupazionale, che andasse al di là anche del contratto stipulato tra Modis e IBM. E dall'altra parte il fatto che ci fosse un riconoscimento di tutta la parte economica, che in questo caso non è solo limitata al contratto, all'applicazione del contrattuale, ma anche a forme di welfare aziendale che erano presenti in IBM e che sembra che Modis abbia per conto proprio attivato anche all'interno della nuova azienda. Mi pare che questo monitoraggio sia un monitoraggio positivo. Sappiamo che in questo momento giacciono ancora le vertenze, l'impugnazione rispetto al trasferimento da parte dei lavoratori, 200 rotti lavoratori su 300 hanno impugnato nei confronti di IBM questo trasferimento a Modis. Penso che sicuramente la chiarezza che è stata fatta oggi da parte dell'azienda possa rappresentare un elemento di maggiore tranquillità da parte di questi lavoratori nel fatto di essere all'interno di un'azienda che ci pare abbia le idee piuttosto chiare. Sono idee che prevedono investimenti, sviluppo all'interno del settore, una diversificazione di quello che è il portafoglio clienti, che prescinda anche in prospettiva da IBM, e quindi pensiamo che almeno questo tipo di passaggio sia stato un passaggio positivo. Continuiamo naturalmente a monitorarlo, quindi non escludiamo anche nei prossimi mesi, una volta che si sarà risolta la questione dell'impugnazione dei trasferimenti, di riconvocare le organizzazioni sindacali e l'azienda per a quel punto fare il punto definitivo rispetto a questo passaggio.